Da che cosa ci libera il mito in sostanza? Io credo da tre gabbie. Dalla gabbia dell'io, cioè dalla convinzione che tutto si riduca alla nostra dimensione egocentrica e individuale. Il mito ci permette di guardare oltre la nostra realtà materiale. Poi ci consente di uscire dal presente, perché noi viviamo nell'ossessione del presente. Viviamo nella quotidianità assoluta. Non abbiamo altro orizzonte che ciò che accade nel presente, nell'immediato. Il mito invece ci collega a un passato, eroico, storico, mitologico, ma ci collega anche a un futuro, perché ci dà una proiezione in quel che non c'è ancora, in un'altra dimensione. E poi ancora il mito ci libera dalla gabbia dei rapporti soltanto utilitaristici, fondati solo sulla convenienza, fondati solo sull'utile, sul materiale, perché il mito è la gratuità dell'esistenza, è la straordinaria bellezza di una rappresentazione, di un racconto. Il mito quindi è un racconto di fondazione, è un racconto che di solito è alla base di una civiltà, di una comunità, di una società, perfino di una famiglia. Ogni famiglia ha i suoi miti domestici, che si tramandano, i personaggi che hanno rappresentato in qualche modo il cuore e l'anima di una famiglia. Quindi il mito è qualcosa che ha una valenza universale, ma a volte anche si rimpicciolisce nella dimensione domestica. Ed è anche un modo importante per addomesticare il tempo che passa, per addomesticare la morte che viene, per addomesticare la solitudine, il dolore, tutto ciò che costituisce il senso della nostra vulnerabilità, della nostra mortalità. Quindi parlare del mito significa soprattutto parlare di questo. Oggi i miti sono cacciati dalla porta, ma rientrano dalla finestra, perché c'è una diffusa mitologia contemporanea. Il cinema è la fabbrica principale di miti. Fabbrica sogni, evasioni, comunque luoghi immaginari in cui noi ci proiettiamo. Ma anche la pubblicità è fondata sul mito. È il sogno della merce, un prodotto che viene mitizzato attraverso uno spot pubblicitario intenso, un racconto breve ma emotivamente efficace, in cui viene rappresentata la sostanza commerciale. E poi la mitologia è diffusa nei divi contemporanei, negli idoli, nei fetici, totem, tutto quello che noi sappiamo. C'è una mitologia diffusa. Qualcuno può essere preoccupato dal mito, nel senso che può pensare che i miti siano una scorciatoia per rinunciare a pensare, quindi alla ragione. Io invece vorrei farvi pensare che da quando noi abbiamo dichiarato guerra al mito, nel nome della ragione, nel nome del pensiero, non abbiamo avuto una società più razionale, una società fondata sul pensiero. Cacciato il mito, anche il pensiero si è indebolito. Viviamo nell'epoca della sconfitta del pensiero, nell'epoca in cui contano più le pulsioni, le emozioni, in cui conta tutto ciò che è immediato, non è mediato dalla ragione, dal pensiero. Questo a dimostrare che quando tu cacci il mito che sta all'inizio, che sta all'origine, poi la filiera prosegue. È come quando tu uccidi Dio e credi di avere in questo modo conquistato l'autonomia dell'individuo e poi ti accorgi che la morte di Dio segue la morte dell'umano, la morte dei rapporti umani. Così come quando dici che Dio e il pensiero di Dio ci aliena dalla realtà, cancelli Dio e poi sei alienato lo stesso dalla tecnica, dalle merci, dai consumi e quindi ti allontani dalla tua sostanza. Ecco, ripensare al mito vuol dire questo, cioè ritornare sui passi di questa realtà originaria che ci riguarda da quando eravamo ragazzi, da quando eravamo piccoli, da quando abbiamo proiettato in un'immagine, in un desiderio, in un sogno, in una divinità, perché le divinità, quelle sognate nei miti classici, ancora esistono sotto falso nome, sotto falsa traccia. Per esempio, il dio Mercurio è uno degli dei più presenti nella nostra società. Il dio Mercurio era il dio delle comunicazioni via etere, quindi possiamo dire che è il dio del telefonino, è il dio dei contatti a distanza, è il dio del web, ma è anche il dio della trasmutazione, del cambiamento, quindi è un dio molto presente nell'epoca del trans, di tutto ciò che è in transito, di tutto ciò che trasmuta, che è transgenico, no? E quindi questo è sicuramente un altro aspetto del mito. Mercurio era anche il dio dei ladri, voi sapete quanti ce ne sono in giro, era il dio del commercio, era il dio dell'attività mercantile, quindi è un dio molto presente nella nostra epoca, come è presente Dioniso, il dio dell'ebbrezza, della trasgressione, della smisuratezza, il dio dell'ubriachezza anche in altre forme, della droga,
se vogliamo anche il dio del Prozac, il dio del Viagra, perché è un dio della espansione illimitata del proprio io, delle proprie energie. Quindi la mitologia, sotto falso nome, sotto falsa traccia, esiste ancora, è ancora presente, è ancora, diciamo, operante nel nostro tempo. E quindi dedicare un libro al mito significa ripercorrere questa centralità del mito, questa centralità sommersa. Noi abbiamo bisogno di queste proiezioni, abbiamo bisogno di sognare.